Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 8. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleo Contatto. Ciao. Ciao, benvenuti in un'altra puntata di Mio Podcasting stagione 8, episodio 91. Questa puntata parlerò brevemente della bloggata che potete trovare in descrizione il link, intitolata The Untold Story of the Melting North Offstage Interview, la storia non raccontata dello scioglimento del Polo Nord. È ovviamente una, questa che vi starò a ragionare brevemente, è una sintesi e la traduzione in italiano della conferenza gratuita The Untold Story of the Melting North al professor Mark Serriz del Dipartimento di Geografia dell'Università del Colorado. Dunque, che cosa vi posso raccontare? Il cambiamento climatico può essere reversibile e se sì, come? Sicuramente il clima è reversibile, il clima è cambiato in molti secoli e numerose volte sulla Terra, ma i cambiamenti che sono avvenuti in passato erano lenti e causati da cause naturali. Oggi il climate change è provocato da gas serra emessi per la produzione di energia dai carburanti fossili. Possiamo interrompere questi cambiamenti climatici? Certo, basta che tutti sulla Terra smettano istantaneamente di bruciare carburanti fossili. Occorrerà del tempo anche così perché il clima si ristabilizzi su un percorso naturale come era prima in passato, perché l'anidride carbonica resta in atmosfera vari secoli, ossia per molto tempo nella scala umana, prima che la CO2 possa essere riassorbita naturalmente. È possibile rimuovere gas serra dall'atmosfera? La scienza parla di sequestro della CO2 e dei gas serra. Ad esempio, se bruci del carbone è possibile sottrarre dal carbone l'anidride carbonica, prima di bruciare carbone. In questo modo non si rilascerebbe CO2, ma estrarre anidride carbonica dall'atmosfera è tutt'altra cosa, e per essere efficaci e incisivi sul clima occorrono dimensioni enormi che sono abitualmente difficili da fare. È meglio concentrarsi sulle tecniche di produzione dell'energia senza gas serra. Per il momento possiamo convivere adattandoci al cambiamento climatico perché non peggiori troppo. Quanto vicini siamo alla formazione di loop che accelerano il cambiamento climatico? La scienza parla di tipping point, sicuramente ci sono degli eventi che se accadono, bang, poi un sacco di cose cascano. Il concetto scientifico è valido, ma quello che osserva il professore è molta variabilità nel sistema che muta sottostando ad un trend di fondo. Quello che muta è in pratica il tipping point e gli impatti sugli ecosistemi. Altre cose che vi posso raccontare? Sì, quanto tempo abbiamo prima che sia difficile coltivare cibo sulla Terra? L'anidride carbonica serve alle piante per crescere sino a quando resta ad un alto livello. Quello che sta cambiando sul clima è che sicuramente cose che un tempo potevano essere coltivate in un posto non lo potranno essere più e dovranno essere coltivate altrove. Non credo che stiamo andando nella direzione dove non crescerà niente sulla Terra, ma sicuramente le pratiche dell'agricoltura cambieranno e bisognerà per forza adattarsi cambiando culture. Se tutti i paesi del mondo collaborassero, esistono oggi delle tecnologie per sequestrare la CO2? Ci sono molte ricerche in merito su quello che la scienza chiama il sequestro della CO2, ma sono tutte difficili da realizzare. Come ho detto, al momento non c'è gran cosa, è meglio focalizzarsi sulle tecnologie di produzione dell'energia senza emissioni di gas serra. Se niente cambia e continua il business as usual, wow, come sarà la Terra nel 2029, 2039, 2049, 2059, 2069? Se l'umanità continuasse nel BAU, business as usual, ci saranno carenze di acqua potabile,
carenze di cibo, cambi delle rese agricole, in particolar modo declino delle rese agricole, risalita del livello del mare, i nostri figli e nipoti vivranno in un pianeta che sarà meno abitabile di quanto sia oggi la Terra. Che cosa si potrebbe fare per fermare il cambiamento climatico e cosa sarebbe possibile fare oggi? Qualcosa lo possiamo fare, non sono eventi che capitano inesorabilmente domani, ma solo in un futuro lungo, in linea di tendenza. Quindi se noi non faremmo niente di efficace, cascheremo in questi disastri. Dobbiamo solo ridurre il tasso di CO2 in atmosfera. Ci vorrà tempo, ma se ci sono altri problemi, come ad esempio gli idrati di metano, è evidente che sarà difficile poi ristornare il trend. Dunque, qual è l'impatto del cambiamento climatico in termini di guerre per scarsità tra nazioni? Non sono un esperto di questi temi, ma il cambiamento climatico sta facendo emergere maggiori conflitti tra nazioni in determinate aree del mondo. Geopolitica e cambiamento climatico sono diventate interconnesse. La Russia sta beneficiando del cambiamento climatico in quanto al Polo Nord c'è meno ghiaccio. Quindi i russi stanno facendo prospezioni e presto produrranno più petrolio e più metano. La nostra marina è molto preoccupata per le minacce del Polo Nord navigabile. Vedremo insorgere nuove guerre? Speriamo di no, ma il Polo Nord è un microcosmo rappresentativo delle evoluzioni geopolitiche. Forse come specie saremo in grado di gestire i conflitti in altro modo. Forse no. Quali sono gli impatti del cambiamento climatico in termini di risalita del livello del mare? Stanno cambiando gli eventi meteo, sempre più violenti in talune aree degli Stati Uniti. La pioggia è aumentata causando gravi allagamenti. Contemporaneamente stiamo osservando in aree del pianeta che stanno diventando sempre più secche per un calo delle piogge ed un allargamento dei deserti. Ad esempio, negli USA sono i pericolosi incendi che accadono nell'ovest, come una combinazione di circostanze nefaste. Allo stesso tempo i ghiacciai di tutto il mondo si stanno sciogliendo nella montagna in alta quota quanto ai poli, specialmente al Polo Nord, e gli oceani si espandono perché assorbono calore e soprattutto nuova acqua che da ghiacciata diventa liquida. Zone di alta montagna dovranno preoccuparsi poco in modo diretto, ma zone come New Orleans, New York, Miami, il problema della risalita del livello del mare è un problema reale. Se siete interessati a questi temi, io vi invito ad andare a cliccare al link che trovate in descrizione. Troverete la lunga bloggata con praticamente un'intervista tradotta in italiano al professor Serriz su proprio il cambiamento climatico e in particolar modo sul dramma non raccontato dello scioglimento del Nord, e quindi secondo me è una bloggata da andare a leggere e vedere. Altrimenti la potete fruire in inglese, ho messo il video, e quindi se non avete bisogno di aiuti nella traduzione potrete fruire i contenuti in originale in inglese. Ciao, alla prossima!